Salve e benvenuti a questa nuova edizione del Video Sicilia News. Parliamo di coronavirus e economia. Hashtag io non mi indebito. Con questo hashtag le partite IVA lanciano anche loro il grido di allarme in previsione di quando all'economia italiana verrà acceso il semaforo verde per poter ripartire. Intervista al presidente dell'associazione Partite IVA Insieme per Cambiare, Giuseppe Palmisano. Stiamo attraversando veramente un momento critico e ci stanno abbandonando a noi stessi. Gli ultimi decreti non hanno fatto altro che dare una forma di possibilità di indebitarci ancora di più. Per pagare tutto quello che si è indebitato in questi mesi o si sta indebitando in questi mesi, deve avere la possibilità di farlo tramite un prestito, prolungare la propria morte. Noi siamo stati una delle prime TV siciliane ad accendere il problema. Sembrava i primi giorni che era quasi una scampagnata. Chi suonava dai balconi, flash mob, e noi gridavamo: signori, attenzione, da noi si dice la pignata, la pentola è vuota, e più le settimane passeranno, più vuota diventerà. I giorni ci hanno dato, come sempre, ragioni a noi visionari, ed eccoci qua. È una cosa reale. Se state continuando ad avere ragione di quello che avete previsto qualche tempo fa, sicuramente c'è un problema di base. E questa è la cosa che preoccupa giorno dopo giorno. Si va a richiedere la busta della spesa alla chiesa, la busta della spesa all'amico che magari può, alla persona che ha un cuore. Almeno un 40-50% delle attività non avrà più la forza materiale per riaprire quella saracinesca dove gli dava la possibilità di portarsi il chilo del pane a casa. Anche se il titolare non vuole arrivare a questo, ma quando non ce la fa più, sicuramente ci saranno tante persone che resteranno a casa. Come facciamo a far ripartire questa economia, dando la possibilità ancora una volta alle banche di farci fare debito? Oltre ai debiti che ognuno di noi ha, deve continuare a pagare anche quelli nuovi. E questa è la cosa che sarà umanamente impossibile. Io lo vedo, si può dire, il colore dei nostri capelli, se non dire almeno grigio, ma molto grigio. L'economia all'interno di tutto il paese viene data dalla piccola media impresa. Quindi dal lavoratore autonomo, da chi ha una partita IVA, dall'artigiano, da qualsiasi persona. Non ripartendo questa economia, veramente qui si rischiano suicidi, si rischiano un po' di tutto, perché purtroppo la gente non ce la fa e non ce la farà a sopravvivere. Chi viveva la giornata si trova realmente alla difficoltà. Vogliamo che lo Stato ci adoperi, ci dà delle soluzioni, non soluzioni con il discorso di indebitarci ancora di più. Abbiamo poco da suonare per i balconi, da cantare per i balconi, e quindi mi sembra di capire, concentriamoci di più sul problema reale, che è quello della fame che verrà nelle prossime settimane. Qui sarà tutto a catena e crollerà il mondo economico. Non ce la faremo più a pagare le tasse. Per andare a prendersi un prestito già volevano tanti documenti e tante piccole e medie imprese che sopravvivevano, non avevano nemmeno diritto. Se un'azienda non ha la possibilità di prendere dei soldi dalla banca quando sta a regime, figuriamoci adesso. Anche se lo Stato garantisce, dice che garantisce, ma realmente cosa garantisce? Vogliamo realmente far capire che ci stanno facendo indebitare ancora di più.